Oggi che l'Europa è oggetto di discussione e anche di critiche aspre, la pubblicazione degli scritti di Berlinguer sull'Europa è un convegno su Berlinguer e l'Europa. Perché? Ma perché ritornare al pensiero di Berlinguer credo che aiuti a un esame critico della situazione e anche a imboccare una strada diversa da quella che oggi si sta percorrendo e che ha portato a una crisi dell'Unione Europea. Quindi noi abbiamo pubblicato i discorsi che Enrico Berlinguer ha pronunciato al Parlamento tra il 79 e l'83, quando lui era deputato europeo. E lì emerge una visione che a me sembra molto moderna dell'Europa. Sul piano geopolitico l'Europa, diceva Berlinguer, né antisovietica né antiamericana, cioè un'Europa che avesse una sua autonomia rispetto alle due grandi potenze di allora, ma oggi il discorso in una condizione storica diversa si ripropone, è un'Europa che giocasse un ruolo globale, in modo particolare con un rapporto molto stretto e positivo con i movimenti di liberazione e con i paesi del terzo e quarto mondo. Non l'America anche come sistema sociale, e neppure però naturalmente l'Unione Sovietica, ma un tentativo diverso di un'Europa capace di essere invece sociale e così via. E sulla questione della politica estera di avere un'autonomia rispetto ai blocchi militari. Oggi che la questione dell'Ucraina è tornata, credo che bisogna riflettere su quello che è successo dopo, perché dopo la caduta del muro, anziché cogliere ancora di più e con più facilità questa ipotesi, si è fatto il contrario, e si è pensato che bisognasse portare quel muro che era stato abbattuto, ricostruirlo il più vicino possibile ai confini della Russia, con lo spostamento della NATO verso est. È interessante notare che i vecchi socialdemocratici che ancora sono vivi di quella stagione, Gombrowicz, Schmidt, oggi sono non a caso molto critici sulla politica europea fatta nei confronti della Russia. Bisogna ricordare che Altiero Spinelli è stato eletto nel Parlamento europeo dal PCI, era il vicepresidente del gruppo comunista e apparentati, e la collaborazione con Berlinguer ha prodotto all'epoca dei risultati importanti che oggi bisognerebbe riprendere e ripercorrere. Beh, credo che sia molto interessante riprendere questo aspetto della politica di Berlinguer, che è rimasto molto, molto oscuro, non se ne è mai parlato, perché poi l'ipotesi di Berlinguer, terza via, quel pezzo della socialdemocrazia praticamente non ebbe riscontro, non trovò favori né nella socialdemocrazia né nel PC, nessuna delle due parti. Ci sono gli amici e compagni greci, ci sono i compagni tedeschi della Fondazione Rosa Luxemburg, ci sono gli spagnoli di Izquierda Unida e di Podemos, i francesi e anche altri. Pensiamo che il convegno possa essere un momento di interesse in questa discussione sull'Europa.